europeo, oppure c'è proprio un'identità diversa? Questa mattina, e quindi vedremo anche noi quali sono le altre, e tutto ciò che si può fare per avere maggiori rapporti commerciali, per cercare di unificare le nostre culture, di avere scambio di classe dirigente, ecco, tutto questo credo che sia assolutamente positivo. Israeliano Olmert oggi ha usato le sue stesse parole. Perché Olmert pensa che? Perché è molto serio il suo interlocutore. Perché c'è il grande supporto del presidente Bush che vuole riuscire in questo traguardo prima di concludere la sua presidenza. Anche in Italia, no? Sì. Ecco, diciamo che l'Italia è tornata. Ho ascoltato i vari interventi, tutti praticamente positivi e auguranti, ben auguranti nei confronti dell'iniziativa. Questa sera ci sarà presentata la dichiarazione finale e la sottoscriveremo sicuramente. E poi, come succede sempre nella politica, in questi incontri formali o informali tra tanti stati, bisogna vedere se il follow-up sarà o non sarà. Il faut retenir qu'il s'agit d'une démarche tout à fait positive, dans la mesure où elle met en commun plusieurs pays pour mieux prendre en charge des préoccupations qui sont en fait des préoccupations de chacun d'entre eux. Ce sont les préoccupations qui sont liées au développement humain, qui sont liées...